Bentornati nel salotto di Studio Mattina. Adesso parliamo di calcio e da pochissimo è cominciata la conferenza stampa di mister Mazzarri per presentare Pescara-Napoli. Ne parliamo con il telecronista dei telecronisti, il giornalista Carlo Albino. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno. Non mi fate ascoltare Mazzarri perché mi fa più piacere essere qui con voi. Bravo Carlo, ci togliamo subito il pensiero. Vogliamo chiudere una volta e per sempre questa polemica con i tifosi del Cagliari? È una polemica che non ho aperto e quindi come faccio a chiudere? Una polemica che non ho aperto, cioè si è creato un caso ad arte. Infatti hanno aperto loro. Comunque penso che ormai è stata messa una pietra sopra, ecco. Con buona pace di chi invece alimentava il fuoco di questa polemica. Ognuno resta tifoso della propria squadra, io sono tifoso del Napoli, loro sono giustamente tifosi del Cagliari e poi ci rivediamo. L'importante è che si ricordano pure le accoglienze, insomma. Anche quello. Vabbè, chiudiamola qua. Dobbiamo andare avanti. Era giusto, periodo di grandi cambiamenti. Napoli, chi resta e chi parte. Ho letto un articolo molto carino in cui si diceva De Laurentiis, Dan Brown ti fa un baffo. Sta diventando una vicenda sempre più complicata. Per quanto riguarda i giocatori e per quanto riguarda il caso Mazzarri, è diventato ancora più... Caso Cavani, caso Mazzarri. Allora faremo il codice De Laurentiis. Il codice De Laurentiis. Anche perché veramente... incomincia ad avere i contorni proprio del classico giallo, questa... o della telenovela sudamericana in questo caso. Sì, anche quello si addice molto. La verità è che nessuno in questo momento sa come può andare a finire questa storia, sia il prolungamento di contratto tra il Napoli e Mazzarri e sia per quanto riguarda la cessione di Cavani. Possiamo così sbilanciarci in termini percentuali, ma queste sono opinioni personali del tutto opinabili. Per me il trasferimento di Cavani siamo intorno all'80%, quindi lo do quasi per sicuro, così come mi sento di potermi sbilanciare sulla permanenza invece di Mazzarri. Anche in questo caso do un 80% di Mazzarri sulla partita. Anche perché se si parla del fatto che Mazzarri ormai se ne è fatto una ragione della partenza di Cavani, questo e lo sai in cosa poi mi porta a pensare questo? Sì, alla sua permanenza. Giusto, dici bene, ma non solo, perché poi i nomi che circolano per sostituire eventualmente Cavani sono nomi tutti graditi a lui. Assolutamente. Di gradimento. Quindi Mazzarri resterebbe perché realmente convinto dal progetto De Laurentiis, non per mancanza di alternative. No, io questo mi rifiuto di crederlo, anche perché significherebbe che Napoli diventa il ripiego. Napoli non merita questo, assolutamente. Quindi io credo che Napoli debba essere sempre in cima ai desideri non solo di Mazzarri ma di tutti i top allenatori italiani, europei. Perché è giusto dire che Mazzarri ha dato tanto al Napoli, ma il Napoli ha dato tantissimo. Sicuramente. Quindi credo che come mai insomma dovesse esserci questo prolungamento di contratto, con buona pace di entrambi i contendenti, sarà perché a Mazzarri farà piacere allenare il Napoli e al Napoli farà piacere avere ancora Mazzarri. Parlavate di possibili nomi in caso di partenza del Matadoro, se ne fanno tanti, secondo te? Io ho l'idea, ma io l'idea mia è che il Napoli punti fortemente su Jovetic. Credo che piace anche a De Laurentiis, assolutamente piace soprattutto a De Laurentiis e piace anche a Mazzarri. E poi voglio dire a chi è che non piace Jovetic. Credo che Jovetic quando è in forma è un'ira di Dio, poi ha dalla sua all'età, è giovanissimo, 23 anni, ha l'esperienza giusta perché ormai insomma è in Italia già da diversi anni quindi potrebbe essere Jovetic. Naturalmente il solo Jovetic non basterebbe, nel caso in cui dovesse andare via Cavani, ma ripeto, proprio per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, io spero tanto che Cavani non lasci il Napoli per battere il record di gol di Maradona, quindi almeno per un altro anno. Detto questo, se proprio insomma dovesse il Napoli pensare ad un sostituto, ce ne vogliono due. A me piacerebbe molto la coppia Jovetic-Osvaldo. Mica male, anche perché ricordiamo la clausola rescissoria di Cavani si aggira intorno ai 70 milioni. 63 che diventano 70 con le tasse. Quindi Jovetic potrebbe costare tra i 25 e i 30? I 30 milioni. Osvaldo, resterebbero 40 da investire. Osvaldo per 10 probabilmente, forse 14, 12, 13, 14 voglio dire. Resterebbero ancora 30 da investire e puoi prendere un grande centrocampista e un grande difensore. Allora prendi due attaccanti come Jovetic e Osvaldo, un grande difensore. A me piace la storia del Cagliari, ma non la faccio io la campagna acquisti. Mi piace anche Nainggolan, sempre del Cagliari, guarda caso. Voglio dire, allora se tu prendi un grande centrocampista, un grande difensore e due attaccanti di livello
o mio Petici Osvaldo, beh, allora sfido chiunque poi a dire no, allora è andato via Cavani, il Napoli non vuole crescere. No, è andato via Cavani, il Napoli reinveste e dà anche qualità a questa rosa. A proposito di Naim Golan, ma sta storia che in campo con Berardi... Ma non si è capito perché Berardi... Allora, tutto nasce da Sky, perché Sky si è divertita a decriptare il labiale di Berardi. E se, insomma, sembrava che Berardi avesse detto... Ma stai calmo! Stai calmo, perché come fai a venire a giocare qua l'anno prossimo? Nainggolan si è affrettato a smentire questa tesi, dando la sua versione. Berardi invece è rimasto stranamente in silenzio, quindi... Non si capisce poco. Ritornando ai possibili attaccanti, quello che chiede Mazzarri è un attaccante già pronto, a dispetto un po' di quella che è la sua capacità di tirar fuori i talenti alle persone. Questo significa io resto, però non mi facete stancare. Cioè, questa è la... Anche perché si era parlato anche di Damião, no, che è una personalità un po' particolare, adesso è ripassato. Io credo che la volontà del Napoli sia quella di dare un giocatore fatto, nel senso sul quale ci devi lavorare a prescindere per farlo entrare nei meccanismi del Napoli, ma già fatto tecnicamente, quindi con le caratteristiche giuste per integrarsi nel modulo di Mazzarri, ed un giocatore da modellare, perché poi a Mazzarri piace molto creare. Se vogliamo, la storia di Mazzarri ci dice che ogni anno il suo attaccante, l'attaccante di riferimento della squadra che lui ha allenato, è sempre andato in doppia cifra, sempre. La storia parla di Lucarelli, di Amoruso, Pazzini. Di Bianchi, di Pazzini, non l'ultimo, di Cavani. Quindi a lui piace comunque poi Protti, insomma, a lui piace fare questo tipo di lavoro. Quindi il giocatore è fatto, ci vuole, perché non puoi fare il salto nel buio, quindi ci vuole il giocatore fatto. E poi a lui piace anche molto il confronto con questi calciatori dalla personalità spiccata, come potrebbe essere Osvaldo, no? Del quale se ne parla benissimo dal punto di vista tecnico, non se ne parla altrettanto bene dal punto di vista di quelle che sono proprio le stranezze, le frenesie di Osvaldo, che sembra avere, non sembra, ha sicuramente un po' la testa calda, una vita extracalcistica abbastanza disordinata. A Mazzarri piace molto lavorare anche sulla testa di questi calciatori. Io credo che uno come Osvaldo potrebbe giovarsi della cura Mazzarri, quindi farebbe bene a dedicarsi a Mazzarri. Veniamo da una settimana di coppe europee. È stata una settimana... Ma io qualcosa ho visto in televisione. Che ci ha detto che praticamente l'Europa ormai parla tedesco, tutto a fare questo esame tedesco, tutto bocciato l'esame tedesco. Anche perché è una lingua difficile, impronunciabile. È tosta. Per noi, insomma, è molto lontano. Però mi volevo collegare a Osvaldo. Vogliamo commentare in qualche modo? Vogliamo commentare quello che è successo a Suarez del Liverpool? Che 10 turni di squalifica, sì, ma da lui, scontare. Ma perché non è nuovo. Non è nuovo. No, Suarez cosa fa? Quando proprio non ce la fa, come fallo di frustrazione, lui prende a morsi l'avversario. Ma io, tu non stai buono. L'ha fatto in Olanda. Fatto in Olanda, addentando la spalla di un calciatore tempestivo. Adesso l'ha fatto contro Ivanovic, E fra il primo e il secondo episodio al centro si è fatto un'altra cosa, insomma, molto di razzismo contro Evrai, ha detto frasi irripetibili, beccando anche in quel caso un'altra decina di giornate di squalifica. Anche questo, però, voglio dire, un giocatore straordinario, un giocatore sul quale, secondo me, insomma, potresti pensare di fare un investimento. A me un Suarez al Napoli piacerebbe tantissimo, proprio perché il giocatore dà la tecnica sopraffina, è uno che ha fatto gol in quantità industriale. E poi a me questi Dracula del calcio moderno mi piacciono assai. Guarda, secondo me un bel trio d'attacco l'anno prossimo, Osvaldo, Suarez e un psicologo non sarebbe male. È Mazzara. Perché ce l'hai messo un psicologo, perché questo è tanto buono. Comunque è un mostro, non lo so, è un mostro in tutti i sensi. Poi vanno di moda i vampiri, ragazzi, tra la saga di Twilight, True Blood in televisione, Vampires di Iris su Italia, cioè io poi sono un cultore. Anzi, vi devo tirare un pizzico le orecchie, perché ho saputo che qui si è parlato qualche tempo fa di James Bond con Michelangelo Iosso, perché era il compleanno di 60 anni. Ci dovevi essere anche tu. Allora io sono James Bond. Carlo Alvino. mi vanto di essere uno dei cultori napoletani con la più alta esperienza su James Bond. Non mi avete invitato, non mi avete fatto sapere. L'ho dovuto scoprire da Repubblica.it.
Ah, che meraviglia. Allora, vuol dire che allora facciamo così, Carlo Albino, siccome ci sarà la puntata finale dove avremo tutti gli ospiti, diciamo, che hanno dato il valore.